Possiamo iniziare questo discorso su Attila e gli Unni da ciò che protesse la capitale dell'impero romano d'Oriente dall'invasione Unna. Sono appunto le grandi mura fatte costruire dall'imperatore Teodosio II proprio in concomitanza con l'emergere della potenza degli Unni. Al di là del Danubio. Le Grandi Mura sono una delle maggiori opere di ingegneria del mondo antico e avevano una lunghezza di alcuni chilometri. Si tratta di un triplice percorso e vallo di mura, che in molti punti superano i 20 metri di altezza. Si chiamano anche il Vallo di Tracia perché erano state pensate per fermare qualsiasi tipo di invasione che provenisse dai territori della Tracia. Teodosio II fu un imperatore bigotto, inetto, dal lungo regno sotto l'egida della moglie e della sorella che erano le vere detentrici del potere ciò nonostante Teodosio II è passato alla storia per aver fatto costruire questa formidabile opera di ingegneria che protesse Costantinopoli dai turchi negli anni che seguirono nei secoli che seguirono e soprattutto protesse nel V secolo Costantinopoli dagli Unni e da Attila L'imperatore Teodosio II era salito al trono nell'anno 408, alla morte del padre Arcadio. Teodosio II era un uomo di carattere debole, insicuro, che subì per tutta la vita l'influenza delle due donne determinanti che lo circondavano, la sorella Pulcheria e la moglie Eudocia, entrambe estremamente religiose e anche un poco bigotte, però dotate di carattere estremamente forte e determinato. Come abbiamo detto, durante il regno di Teodosio II vennero costruite le grandi mura teodosiane chiamate anche il Vallo di Tracia. Erano lunghe oltre sei chilometri e difendevano la città dalla parte di terra. Le mura si prolungavano poi anche lungo la costa marittima, ma comunque erano meno complesse ed erano eh, disposte su una fila soltanto e non su tre come dalla parte di terra. Le mura di Teodosio II furono una delle più grandi opere difensive mai costruite dall'uomo. Protessero, come molti sanno, Costantinopoli con efficacia per circa mille anni. La cinta muraria era doppia e superava in molti punti i 20 metri di altezza. All'esterno, dalla parte di terra, era presente un'altra struttura difensiva, formata da un profondo fossato delimitato da un terzo muro più basso. Come detto, dalla parte del mare e del porto la cinta muraria era più semplice, ma era comunque sempre imponente. L'impero romano d'Oriente nel V secolo d.C. era ormai quasi completamente cristiano e il problema era semmai resistere alla forza disgregante delle diverse eresie che appassionavano e animavano il popolo dell'impero orientale. Professarsi non cristiani oppure scegliere una confessione cristiana non coerente con il credo del concilio di Nicea del 325, rinforzato poi dal concilio di Costantinopoli I del 381, stava diventando estremamente pericoloso. Non avevano queste preoccupazioni teologiche gli unni che rimanevano coerentemente pagani insieme al loro re Attila e protetti dalla loro ferocia sottoponevano a regolari vessazioni di tributi il ricco impero d'Oriente. La potenza di questo popolo nomade divenne in quegli anni all'inizio e verso la metà del V secolo d.C sempre più difficile da contrastare. Le tre principali eresie del mondo tardo antico erano quelle che elenco qua sotto e contro di loro venne organizzata una reazione molto articolata della Chiesa ortodossa che professava il credo detto Niceno costantinopolitano dai due concili ecumenici che lo avevano elaborato. Per prima cosa l'eresia più importante era l'arianesimo. Secondo l'arianesimo Gesù Cristo si collocava in una posizione gerarchica inferiore rispetto a quella del Padre da cui era stato creato e insieme a lui lo Spirito Santo. L'arianesimo era stato abbracciato da tempo dalle popolazioni germaniche barbariche che vivevano oltre il Danubio. E quando queste invasero l'impero romano dopo l'anno 406, l'arianesimo divenne un problema per tutto l'impero romano, sia a oriente che a occidente. Anche alcuni imperatori romani come Costanzo II e Valente erano stati di religione ariana. Importante era anche l'eresia nestoriana. Secondo il nestorianesimo la Vergine Maria aveva partorito un fanciullo umano che solo in un momento successivo aveva assunto una vera e propria identità divina. I nestoriani furono perseguitati con coerenza dall'imperatore d'Oriente e trovarono infine rifugio presso il regno di Persia. Ancora oggi in Iraq e forse in Iran sopravvivono delle piccole comunità nestoriane. Monofisismo. Il monofisismo affermava che la natura del Cristo fosse esclusivamente divina. Sulla croce non era pertanto morto il Figlio di Dio in carne ed ossa, una vera e propria persona nella forma di Gesù Cristo, ma soltanto una sua immagine, un suo ologramma, potremmo definirlo, che in greco prende il nome di Eidolon. Costantinopoli, quindi. Si avviava a diventare la più importante città del mondo ed era inoltre la più ricca di opere d'arte e di materia e materiali preziosi. Una preda irresistibile sia per gli Unni che per tutti gli altri popoli del mondo antico e vedremo poi anche del mondo medievale. La città sorgeva su sette colli come era stato per la prima metropoli capitale dell'impero romano, quindi Roma, e eh, aveva rispetto a Roma una posizione strategica di assoluto rilievo che la rendeva difficilmente assediabile ed espugnabile, in quanto era largamente circondata dal mare e nelle zone urbane di più facile accesso, protetta dalle formidabili mura fatte costruire da Teodosio II. Quella che vedete è una ricostruzione di Costantinopoli alla fine del V secolo d.C. e comunque nel periodo di cui stiamo parlando da notare la presenza vicino all'ippodromo che era il centro si può dire dell'attività cittadina in quanto la popolazione di costantinopoli era animata dalle diverse tifoserie che parteggiavano per gli aurighi che gareggiavano nel circo Vicino all'ipodomo vedete che era collocato il palazzo reale. In questo modo l'imperatore poteva accedere direttamente alla tribuna imperiale e mostrarsi al popolo con un minor rischio di attentati. In primo piano è inoltre presente il porto privato del Palazzo Imperiale che permetteva al sovrano di abbandonare rapidamente la città in caso di necessità e di attacchi nemici molto pericolosi. Un libro importante che descrive per la prima volta i caratteri degli unni sono le storie o le res geste di Amiano Marcellino. Abbiamo già parlato di Ammiano Marcellino come storico, uno storico importantissimo, dallo stile affascinante, che somiglia molto alla visione del mondo di un Tacito che vive eh, appunto nel IV secolo. Ammiano Marcellino si ispira proprio a Tacito, tanto è vero che le sue storie iniziano dove finiscono quelle di Tacito, e terminano con la sciagurata battaglia di Adrianopoli del 378 d.C. Ammiano Marcellino era un militare, un militare di alto grado, era greco di lingua perché era nato ad Antiochia, ma aveva scelto di scrivere in latino. Nelle res geste Ammiano Marcellino si accorge della presenza di questo popolo nuovo ed estremamente pericoloso che sono gli Unni. E questo è probabilmente il percorso compiuto dagli Unni per giungere in occidente. Gli Unni erano una popolazione con una forte componente mongolica che proveniva dalle pianure dell'Asia centrale. Nel corso di secoli si erano lentamente spostate verso occidente fino ad, arri ad arrivare a metà del IV secolo nelle pianure dell'odierna Ucraina. Qui avevano incontrato le popolazioni germaniche che si erano stabilite nei secoli precedenti. Alcune di queste, come gli Ostrogoti, avevano combattuto contro il gli uni, ma erano state sconfitte e si erano dovute adattare a una condizione di relativa alleanza forzata se non di schiavitù. Altre popolazioni gote invece come i visigoti, i goti occidentali, erano invece emigrati di forza nell'impero romano attraversando il Danubio nel 376 e poi sconfiggendo L'impero romano nella terribile battaglia di Adrianopoli e nella sua devastante sconfitta del 378. Quindi gli Unni non erano formati soltanto da popolazioni mongoliche, ma erano una forma composita di diverse etnie che occupava a metà dalla metà del IV fino alla metà del V secolo, una grande parte della pianura cosiddetta Sarmatica che si estendeva oltre il Danubio. Quindi la possiamo di fatto omologare alle grandi pianure dell'Ungheria e di una parte dell'odierna Romania. I cavalieri unni erano una forza d'urto e di combattimento terribile. Il loro punto di forza era l'arco corto mongolico, un arco cosiddetto composito, corto perché poteva in questo modo essere facilmente portato a cavallo ed era detto composito perché era formato da legno, da... Ossa di animali da tendini di animali incurvati, da colle particolari che legavano il tutto e comunque davano a quest'arma micidiale una potenza propulsiva incredibile, capace di forare le corazze anche a 200 metri di distanza dal punto di lancio della freccia. In più gli uni erano in grado di cavalcare e scoccare le frecce. Con una precisione notevole e poi di ritirarsi rapidamente. È la stessa tattica di combattimento che utilizzeranno poi le truppe turcomanne dall'undicesimo secolo in avanti contro l'impero bizantino. Come Abbiamo accennato, lo storico Ammiano Marcellino aveva intuito la pericolosità del popolo degli unni. Lui li aveva descritti in anticipo, se vogliamo, nel suo libro di storie, che ha il titolo originale di rerum gestarum, libri 31. Leggiamo la descrizione che ne dà Ammiano Marcellino. Il popolo degli unni poco noto agli antichi storici, abita al di là delle paludi meotiche lungo l'oceano glaciale e supera questo popolo ogni limite di barbarie. Siccome hanno l'abitudine di solcare profondamente con un coltello le guance dei bambini appena nati affinché il vigore della barba quando spunta al momento debito si indebolisca, a causa delle rughe e delle cicatrici, gli unni invecchiano in verbi, senza alcuna bellezza e simili a degli eunuchi. Hanno membra robuste e salde, un grosso collo e sono stranamente brutti e curvi, tanto che si potrebbe ritenere fossero animali bipedi o simili a quei tronchi grossolanamente scolpiti che si trovano sui parapetti, dei ponti. Per quanto abbiano la figura umana, sebbene deforme, gli unni sono così rozzi nel tenore di vita da non avere bisogno né di fuoco né di cibi conditi, ma si nutrono di radici di erbe selvatiche e di carne semicruda di qualsiasi animale, che riscaldano per un po' di tempo tra le loro cosce e il dorso dei cavalli. E continua poi Amiano Marcellino, gli unni non sono mai protetti da alcun edificio, ma li evitano come tombe separate dalla vita di ogni giorno. Neppure un tugurio con il tetto di paglia si può trovare presso di loro, ma vagano attraverso montagne e selve, abituati sin dalla nascita a sopportare il gelo, la fame e la sete. Quando sono lontani dalle loro sedi, non entrano nelle case, a meno che non siano costretti da un'estrema necessità. Ne ritengono di essere al sicuro trovandosi sotto un tetto, adoperano vesti di lino, oppure fatte di pelli di topi selvatici. Ne dispongono di una veste per la casa e di un'altra per quando vanno all'esterno, ma una volta che abbiano fermato al collo una tunica di un colore appassito, non la depongono né la cambiano finché logorata dal lungo uso non sia stata ridotta a brandelli. Gli usni usano berretti ricurvi e coprono le gambe irsute con pelli caprine e le loro scarpe, poiché non sono state precedentemente modellate, impediscono loro di camminare liberamente. Per questa ragione gli uni sono poco adatti a combattere a piedi, ma inchiodati, bloccati per così dire su cavalli forti, anche se deformi, siedono a volte su questi come le donne, attendendo a delle consuete occupazioni. Gli uni non sono retti secondo un severo principio monarchico, ma sono soddisfatti della guida di un capo qualsiasi e travolgono tutto ciò che si oppone a loro. Combattono alle volte se sono provocati e ingaggiano battaglia in schiere a forma di un cuneo e con urla confuse e veloci. Dal momento che sono armati alla leggera assaltano all'improvviso per essere veloci, poi disportendosi a bella posta in modo repentino attaccano e corrono qua e là in disordine e provocano gravi stragi. Senza che nessuno li veda e, grazie alla rapidità, attaccano qualsiasi difesa e saccheggiano l'accampamento nemico. Potrebbero essere considerati senza alcuna difficoltà i più terribili tra tutti i guerrieri, poiché combattono a distanza con giavellotti, forniti invece che di una punta di ferro, di una punta fatta con ossa aguzze, che sono attaccate con un'arte meravigliosa. E dopo aver percorso rapidamente la distanza che li separa dagli avversari, lottano a corpo a corpo con la spada senza alcun riguardo per la propria vita. Eppure, forse, nemmeno gli uni erano così barbari. Gli scambi commerciali che avvenivano da secoli tra l'impero romano e le etnie barbariche oltre il Reno e il Danubio avevano diffuso delle notizie certe. Sul tenore di vita importante delle popolazioni romane che vivevano al di là del limes. Queste notizie avevano suscitato interesse e spinto all'emulazione. L'arte dell'oreficeria barbarica, ad esempio, era nota ed apprezzata. Sia gli Unni che i loro alleati e sudditi germani coltivavano l'arte della gioielleria con una sapienza e un gusto veramente straordinario. Una rara testimonianza di come si viveva in un ring, l'accampamento fortificato degli Unni, c'è stata tramandata dal diplomatico greco Prisco di Panion alla metà del V secolo d.C. Scrive. In occasione di una sua ambasceria nel, nell'accampamento del re degli Unni, tra gli Sciti, cioè tra gli Unni, questa persona che incontrai mi disse: una volta finita la guerra, si vive comodamente, in quanto ciascuno gode di quello che ha e non molesta affatto o pochissimo gli altri, e neppure viene molestato. Fra i romani invece si muore facilmente in guerra perché essi ripongono le loro speranze di salvezza negli altri, dal momento che per via dei loro tiranni non tutti gli uomini hanno il permesso di portare le armi. Ecco, Prisco di Panion incontra nell'accappamento degli Unni un eh, romano che si è adattato da tempo a vivere alla maniera di questa popolazione nomade. E tesse le lodi del modo di vivere degli unni. Leggiamo appunto questa descrizione che continua in questo modo. Per quelli che le adoperano queste armi, in Occidente ovviamente, la viltà dei loro generali, incapaci di sostenere una guerra, è ancora più rischiosa. In periodo di pace, la situazione è persino peggiore dei mali della guerra a causa delle tasse opprimenti e degli intrighi dei malvagi, dal momento che le leggi non valgono per tutti. Infatti, se il trasgressore della legge appartiene a certi gruppi di facoltosi, non è costretto a scontare la propria colpa. Se invece è povero e non sapendo come cavarsela dovrà attendersi la punizione prevista dalla legge, Potrebbe anche morire prima della sentenza perché i processi vanno di solito per le lunghe e tra i romani occorre spendere moltissimo denaro. La cosa più scandalosa di tutte è che occorre comperarsi diritti che sarebbero sanciti dalla legge perché a chi non possiede nulla non sarà concesso neppure di presentarsi davanti al tribunale, se prima non avrà messo da parte del denaro per i giudici e i funzionari che lo assistono, quindi per corromperli. Ecco, leggete quindi la differenza tra il modo di vivere degli uni e quello di vivere dei romani, che sembra un po' il mito del buon selvaggio elaborato qualche secolo dopo da Rousseau. In realtà gli uni erano una popolazione eh, spietata, capace di crudeltà inenarrabili durante la guerra, per cui venne... Cur cognata la terribile espressione nomea dove passano gli unni, non cresce più l'erba. La migrazione degli unni ottenne un vero e proprio effetto domino sulle etnie che abitavano le pianure oltre il Danubio e il Tanais, che oggi viene chiamato Don. Le popolazioni barbariche e germaniche, gli Ostrogoti, i Visigoti, che non si arrendevano alle loro orde, venivano letteralmente sterminate e i pochi superstiti ridotti in schiavitù. L'alternativa per i molti popoli di etnia germanica che occupavano da tempo le grandi pianure di quella che oggi viene chiamata Ucraina. Divenne quella di sottomettersi a questi nuovi e terribili padroni, combattere al loro fianco come alleati e partecipare alla spartizione del bottino ottenuto dalle scorrerie oppure venire annientati. Gli Ostrogoti, dopo essere stati sconfitti, accettarono di diventare subalterni agli Unni. I Visigoti si ribellarono a questo destino e oltrepassarono il Danubio e si diressero verso Occidente. Crearono quindi la prima grande sconfitta per l'esercito romano legata alla battaglia di Adrianopoli e poi si inoltrarono sempre di più nel territorio dell'impero romano. Le popolazioni germaniche vivevano da secoli in modo molto pacifico nelle grandi pianure a nord della Crimea e nell'odierna Ucraina. Praticavano un'agricoltura rudimentale, disponevano solo di una fanteria coraggiosa, ma erano privi di una visione strategica e questa fanteria, così immobile, era del tutto inerme davanti invece alla mobilissima e aggressiva cavalleria Unna. Che poteva colpirli da lontano contro gli con gli archi senza essere minimamente messa in difficoltà da questi eh, guerrieri germani. Si comprende pertanto come alcune importanti etnie, popolazioni gotiche, come i Gepiti e gli Ostrogoti, fossero facilmente sconfitti dagli Unni e non ebbero altra soluzione che quella di diventare letteralmente degli schiavi e dei ausiliari subordinati agli unni. I Visigoti, cioè i Goti occidentali, scelsero un diverso destino, ma vedremo più avanti come le grandi, due grandi etnie gotiche, Visigoti e Ostrogoti, erano destinati a incontrarsi di nuovo in condizioni molto particolari. Oltre agli Ostrogoti, o altri popoli come i Visigoti, i Vandali e gli Svevi iniziavano invece una progressiva migrazione verso occidente, sempre incalzati dalle orde degli Unni. L Anche la pressione nei confronti delle altre popolazioni germaniche più occidentali, come i Franchi, i Burgundi e la confederazione degli Alamanni, divenne sempre più intensa. E di conseguenza gli sconfonamenti di tutti questi popoli in territorio romano si fecero più frequenti. L'imperatore Valentiniano I nel IV secolo cercò per un decennio di opporsi a queste minacce utilizzando ogni risorsa ed energia nelle sue possibilità. Nonostante Valentiniano disponesse di un forte esercito romano ancora nel pieno delle sue possibilità, il compito di fermare completamente questa migrazione di popoli era troppo arduo per un uomo solo, anche se questi era un imperatore romano. E veniamo al personaggio principale di questo nostro racconto, il re Attila. Attila era nato in una località sconosciuta. Nel, nei monti, nella catena dei monti del Caucaso. Doveva essere un anno compreso tra il 395 e il 400 circa. Come tutti gli uni, Attila aveva imparato presto a cavalcare e a tirare con l'arco, il micidiale arco corto mongolico. Non sappiamo se si sia mai tagliato o sfregiato il viso per impedire alla barba di crescere, come ha raccontato Armiano Marcellino, facessero i guerrieri del popolo Unno. Probabilmente la casa di Attila fu per anni una tenda di feltro, dal terreno coperto di tappeti colorati. Suo zio era il re Rua, il re degli Uni, che lo diede in ostaggio ai romani come pegno per una pace stipulata in cambio di un'enorme quantità di oro. Il giovane Attila rimase così prigioniero a Ravenna per qualche tempo, imparando il latino e eh, probabilmente anche a ad, um, parlare e a discutere con una certa eleganza. Tornò infine presso il suo popolo alla scadenza del tempo dedicato a essere un ostaggio. Era costume degli uni riuscire a ottenere immense ricchezze sia dall'impero d'Oriente che da quello d'Occidente, servendo come mercenari schierati dalla parte del comandante in capo delle truppe a Occidente e taglieggiando e poi ricattando l'imperatore Teodosio II a Oriente. Nell'anno 445 il re fratello di Attila, che era succeduto insieme a lui al re Rua morto, si chiamava Breda, morì in circostanze poco chiare e Attila rimase l'unico sovrano. È probabile che sia stato lo stesso Attila come era costume di queste popolazioni barbariche a far uccidere il fratello per ottenere il trono soltanto per se stesso. Attila si rivelò più astuto e ambizioso del fratello, accentuando i ricatti e le minacce nei confronti del debole imperatore Teodosio II. Occorre tenere presente che Attila ha vissuto a lungo nel mondo occidentale, aveva camminato per le strade di Ravenna, aveva osservato attentamente il modo di vivere degli occidentali, quindi sapeva bene cosa poteva ottenere e come avesse dovuto comportarsi. Nell'anno 450 accadde però un fatto imprevisto. La principessa Grata Onoria, la sorella maggiore del giovane imperatore Valentiniano III, che era stata inizialmente destinata dalla madre, l'augusta Galla Placidia, ad essere e a rimanere zitella perché non complicasse la successione imperiale di suo fratello, Grata Onoria venne scoperta. Avere una relazione con un funzionario imperiale e amministratore dei suoi beni di nome Eugenio. La cosa in sé non rivestiva una particolare condanna morale, ma un personaggio di basso lignaggio come l'amante di Onoria, non aveva alcun diritto di interferire negli equilibri di governo e negli affari di Stato e si pensa inoltre che Eugenio avesse avuto in mente di tentare la scalata al potere e al trono imperiale sposando grata onoria. Eugenio fu pertanto messo sbrigativamente a morte da Valentiniano III e la principessa venne esiliata a Costantinopoli per intercessione. Della madre Galla Placidia, la quale però sarebbe morta di lì a poco nello stesso anno 450. Onoria aveva un carattere deciso e vendicativo, un'eredità pervenuta dalle sue famiglie di origini, quella di Valentiniano I e di Teodosio I, due sovrani che erano stati privi di scrupoli e che sapevano aspettare pazientemente. Per compiere le loro vendette inesorabili. Messa davanti alla prospettiva di un matrimonio riparatore con il vecchio senatore Flavio Basso Colano, un personaggio di talto lignaggio, assente ambizione e di totale disprezzo della principessa Onoria, questa inviò un proprio uomo di fiducia alla corte di Attila. Il funzionario e il messaggero di Onoria recava un messaggio di aiuto per il re degli Unni e soprattutto un anello che venne interpretato come un anello di fidanzamento tra la principessa imperiale e il re degli Unni Attila. Il re degli unni accettò di buon grado la proposta di matrimonio della sorella dell'imperatore e richiese come dote di onoria la metà dell'impero romano d'Occidente. Naturalmente il fratello Valentiniano III non poteva sottostare una pretesa del genere e soltanto il grande generale Flavio Ezio e l'esercito romano Potevano opporsi al più potente e sanguinario di tutti i capi barbari, il quale si apprestava a recarsi di persona oltre il confine romano e poi in Italia per richiedere l'assolvimento di quella promessa di matrimonio. Nel medaglione di Brescia, che è presente incastonato nella croce alto medievale del re Longobardo Desiderio. Molti hanno pensato di intravedere il ritratto dell'imperatrice Galla Placidia e dei suoi due figli, Valentiniano III e Grato Noria. In realtà oggi sappiamo che questo meraviglioso manufatto è una manifattura egiziana non legata probabilmente e direttamente alla famiglia imperiale. La suggestione rimane comunque estremamente forte. Attila non era uno sproveduto, conosceva i Romani ed esistevano altri due fattori che lo spingevano a invadere l'impero d'Occidente. Il primo fattore era costituito dai doni e dalle richieste del re dei Vandali Genserico che gli erano pervenute attraverso gli ambasciatori di questo re vandalo, il quale regnava sui ricchi territori africani dell'Africa del Nord. Genserico aveva l'interesse a impegnare i romani per poter estendere i propri domini nel bacino del Mediterraneo e continuare a saccheggiarne le coste con la sua potente flotta di pirati. Il secondo fattore che spingerà Attila a invadere l'impero d'Occidente era legato al nuovo imperatore d'Oriente, il generale Marciano di carattere forte e combattivo, che era succeduto al defunto e debole Teodosio II, morto anche lui nel 450. Marciano ne aveva sposato la sorella Pulcheria che gli aveva lasciato mano libera nella politica estera e nella politica di contenimento e aggressione nei confronti degli UNNI. L'imperatore Marciano era l'opposto del suo predecessore Teodosio II. Per prima cosa, si rifiutò di pagare il tributo annuale di circa 1600 libre d'oro che i Romani d'Oriente versavano tutti gli anni ad Attila e riarmò con larghi mezzi l'esercito preparandosi a uno scontro definitivo con gli uni. Gli uni e rimanevano coesi come tutte le popolazioni mongoliche solo davanti alla prospettiva di poter fare delle ricche prede di mettere a ferro e fuoco ampie regioni abitate da popolazioni ricche e benestanti. Le fertili pianure della Gallia, che come mercenari gli Uni pochi anni prima avevano attraversato al soldo dei Romani, pensavano che fossero le più promettenti per essere saccheggiate. Il regno visigoto si era appropriato di alcune contrade importanti della Gallia, soprattutto della regione dell'Aquitania, tra la Loira e la Garonna fino ai Pirenei. Ed era anche in questo caso un regno solido, forte e ricco che viveva con una relativa pace e acquiescenza territoriale con le popolazioni latine autoctone. Il regno visigoto era governato dal re Teodorico che era in ottimi rapporti con il generale Ezio, capo dell'esercito romano. In questa carta possiamo osservare l'impero degli Unni alla metà del V secolo d.C. Era un grande stato multietnico in cui numerose nazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Turingi, gli Euli e i Gepidi o Goti del Nord, servivano nell'esercito di Attila come truppe ausiliarie. L'intenzione di Attila era quella di fondare un grande impero che andasse dalle pianure dell'odierna Russia fino agli Urali, alla costa dell'Oceano Atlantico. Il Magister Militum Ezio, cioè il generale comandante in capo, riuscì in un compito quasi impossibile. Questo compito era quello di formare una grande coalizione contro gli Unni, unendo il suo esercito modesto, l'esercito romano, a quello dei Visigoti, ai Franchi e agli Alani, che disponevano di una forte cavalleria importante per poter contrastare gli unni. Nel frattempo, provenendo dalla regione naduviana, gli unni invasero la Gallia partendo da sud, attraversando probabilmente la regione chiamata degli Agri Decumates, un cuneo tra la lodierna Francia e la Svizzera e lasciandosi alle spalle una lunga teoria di città saccheggiate perché gli unni non avevano alcuna predisposizione a fondare entità statali organizzate assorbendo i popoli che conquistavano. Per prima cosa miravano al saccheggio e all'accumulo delle ricchezze. Il re Teodorico I dei Visigoti si lasciò convincere da Ezio e venne formata una grande coalizione di Romani, Visigoti Franchi e altri alleati. Nel frattempo, gli Uni devastavano le campagne della Gallia e si spinsero rapidamente fino alla città di Orléans, che i romani chiamavano Aurelianum dove arrivarono nel giugno dell'anno 451. Teodorico non riuscì a saccheggiare Orléans e dovette eh, tornare indietro. Probabilmente cercava un territorio, una zona pianeggiante idonea per un grande scontro con l'esercito dei romani e degli alleati che intendeva ed era convinto di poter annientare senza grandi problemi. Il percorso dell'orda di Attila si svolse senza alcun ostacolo fino alla decisiva battaglia dei campi catalaunici, la cui sede non è mai stata identificata con certezza. È stata fissata vicino alla città di Chalon, anche se per molti potrebbe essersi ritrovata nelle pianure della Champagne, vicino alla città di Reims. Di fatto si trattò di una battaglia epocale che vide appunto da una parte i romani con i loro alleati visigoti e dall'altra gli uni con i loro alleati, tra cui spiccavano il popolo gemello dei visigoti, gli ostrogoti. Il 20 giugno dell'anno 451 i due grandi eserciti si scontravano nella pianura dei campi catalaunici. I romani riuscivano a reggere lo scontro con gli unni al centro dello schieramento, mentre sull'ala destra i visigoti al comando del re Teodorico assaltavano con determinazione l'ala contraria dell'esercito 1 che era formata dal popolo degli ostrogoti. La mischia fu terribile e ne nacque un'autentica carneficina tra ostrogoti e visigoti, tanto che il re Teodorico I morì nel corso dello scontro. E questo è lo schema della battaglia dei campi catalaunici. La svolta della battaglia fu appunto legata all'attacco dei Visigoti contro gli Ostrogoti, che si spinsero coraggiosamente fino all'accampamento di Attila. Come detto, il re dei Visigoti Teodorico I morì durante lo scontro. Attila decise pertanto, dopo una notte di attesa, di ritirarsi il giorno dopo. Temeva infatti che la seconda giornata di battaglia avrebbe potuto essere fatale per il suo esercito. Torismondo, che era il giovane figlio ed erede di Teodorico, avrebbe voluto inseguire gli unni per sterminarli e vendicare la morte del padre. Ezio, però, riuscì a dissuadere il giovane re da, fare, da compiere questo gesto. Gli consigliò invece di tornare a Tolosa, che era la capitale del regno visigoto della Gallia, perché doveva mettere al sicuro il trono dalle ambizioni dei fratelli di Torismondo. Torismondo lo ascoltò, mentre grazie all'abbandono del campo di battaglia degli Unni e degli Alleati. I romani ed Ezio riuscirono a impadronirsi del grande tesoro di Attila che era stato abbandonato nel campo fortificato degli Uni. Attila però non era un uomo facile alla resa. Non aveva abbandonato l'idea di attaccare e impadronirsi dell'impero romano d'Occidente. L'anno seguente, il 452, Attila non commise lo stesso errore, scese in Italia con il suo grande esercito e iniziò assediando la città di Aquileia. Aquileia era una delle città più fiorenti dell'impero romano, qualcuno l'ha segnalata come la quinta città per importanza di tutto l'impero romano. Era stata fondata secoli prima come sede per eh, le truppe veterane che si erano eh, ritirate dal servizio attivo nell'esercito e per questo aveva il nome che richiamava l'Aquila romana. Dopo una dura e tenace resistenza la città cadde in mano agli UNNI e fu completamente distrutta e saccheggiata. Visitando oggi le rovine di Aquileia non si riesce a comprendere fino a che punto eh, sorgesse in quel luogo una grande metropoli. Tanto fu la distruzione che gli Unni operarono ad Aquileia. Bisogna considerare che Aquileia era in una posizione strategica nell'alto Adriatico: era ad esempio a capo della cosiddetta via dell'Ambra, che partendo dal Mar Baltico attraversava tutto il centro Europa per portare sulle rive del Mediterraneo la preziosa resina fossile. Davanti alla notizia della caduta di Aquileia, l'imperatore Valentiniano III lasciò precipitosamente Ravenna e fuggì a Roma, confidando nella robustezza delle mura aureliane. E a fermare gli Unni poteva rimanere soltanto l'autorità del Papa Leone I, che decise di recarsi a incontrare Attila e cercare di ostacolare l'invasore. In questo celebre dipinto di Raffaello nelle stanze vaticane vediamo un incontro raffigurato in modo immaginario di Attila con il papa Leone Magno sul fiume Mincio. Qualcuno riferisce che il Papa portò con sé un crocefisso miracoloso la cui vista convinse il re degli UNNI a tornare indietro e a non devastare la penisola italiana. In realtà le cose pare siano andate in un altro modo e la ritirata di Attila sia dovuta a ben altri motivi. Nel dipinto di Francesco Borgani di epoca manieristica seicentesca notiamo come Attila abbia delle fattezze di tipo orientale che non sono assolutamente sicure, gli potrebbero semmai essere attribuite secondo la tradizione. Noi in effetti non sappiamo esattamente che viso avesse Attila e nemmeno di quale etnia fosse originario, perché i matrimoni misti tra germani e unni erano molto frequenti. Papa Leone I, come detto, attese Attila e l'orda degli unni sul fiume Mincio. Si pensa nel territorio mantovano dell'odierno comune di Governolo, dove il Mincio si immette nel fiume Po. Che cosa sia successo con precisione lo si ignora. Si attribuisce il potere di aver fermato Attila al crocefisso miracoloso, ma vi erano due elementi molto importanti che preoccupavano non poco il fragello di Dio, come veniva chiamato Attila. Alcune regioni centrali della penisola italiana sarebbero state un passaggio obbligato verso Roma e correva voce che in queste regioni dell'Italia centrale si fosse sviluppata una grave pestilenza. Più che di una pestilenza, si trattò probabilmente di una recrudescenza malarica legata al fatto che i territori dell'Italia centrale erano stati abbandonati dall'agricoltura ordinata, si erano impaludati e quindi erano diventati ricettacolo delle, della malaria e della zanzara anofele. C'era un'altra notizia che preoccupava però Attila. E questa era legata al fatto che l'imperatore d'Oriente marciano aveva ormai approntato una grande armata e si apprestava ad attaccare Attila e il suo regno nella pianura della Pannonia alle spalle. Il re degli uni decise pertanto di tornare indietro. Attila non sopravvisse molto tempo. Nel marzo del 453, qualcuno ritiene che sia il giorno 16, Attila morì improvvisamente per un'emorragia cerebrale che, le, che lo colpì durante la notte che seguì al banchetto indetto per festeggiare le nozze con la nuova moglie di nome Crimilde. Attila aveva circa 47 anni e e ricevette delle esequie fastose, degne di un sovrano temuto e ammirato, la cui fama sarebbe stata confusa poi nei termini della leggenda. Il sepolcro di Attila, colmo di metalli preziosi e prede di guerra, fu scavato e nascosto agli occhi degli uomini e persino ai loro ricordi attraverso la morte di tutti quelli che avevano provveduto a scavare il sepolcro. Sappiamo dalla tradizione dei popoli della, della Scizia che i personaggi di carattere e livello regale venivano sepolti con dei tesori di grandissimo livello e importanza. Ogni tanto si scopre qualche tomba di qualche principe della Scizia che è colma di meravigliosi oggetti d'oro. Questa è una raffigurazione della moglie di Attila che, atterrita, assiste alla morte improvvisa del marito. La morte improvvisa di Attila lasciò il regno in eredità ai suoi tre figli, che iniziarono poi a. Litigare e a confrontarsi tra di loro. In questo caso possiamo osservare una ricostruzione delle esequie di Attila. Attila fu sepolto con la sua spada leggendaria. Una spada che probabilmente era stata ricavata da ferro meteorico, cioè da ferro proveniente da un meteorite. Una spada da cui Attila non si separava mai e che la leggenda diceva lo rendesse invincibile. Fu sepolto Attila in una triplice bara: una bara di ferro, una bara d'argento e una bara d'oro. E nella tomba vennero accumulati molti dei tesori che il re aveva, di cui il re si era impadronito negli anni precedenti. Naturalmente nessun testimone sopravvisse alla cerimonia funebre e poté raccontare il luogo esatto della sepoltura. In questo probabile albero genealogico di Attila, possiamo notare delle cose interessanti. La prima è la presenza di matrimoni misti tra etnia germanico-gotica e etnia mongola ed unna. La seconda cosa è la presenza del figlio maggiore di Attila, Ellach, che morirà l'anno seguente il padre. Nella sfortunata battaglia sul fiume Nedao dell'anno 454. Tra i discendenti di Attila deve essere segnalato il generale Mundo, a metà di etnia germanica e a metà di etnia Unna, che sarà poi un generale bizantino importante e governatore della Dalmazia. E verrà ucciso in seguito, dopo l'anno 533, in una guerra contro le truppe ostrogote che combattevano in Dalmazia. Mundo è celebre anche per aver aiutato il generale Belisario nella sanguinosa repressione della rivolta della Nica nel gennaio dell'anno 532. Quindi, come si vede, l'albero genealogico di Attila è alquanto complesso, anche perché erano sicuramente presenti molti figli illegittimi che non è possibile segnalare in un albero genealogico ordinario. I tre figli di Attila tentarono di mantenere unito il regno del padre, ma iniziarono presto a dividersi e a combattersi tra di loro. Il primogenito di Attila, il più importante dei figli, di nome Ellac, fu appunto sconfitto l'anno seguente alla morte del padre, nell'anno 454, nella battaglia del fiume Nedavo o Nedao che è un fiume affluente della Sava. La Cavalleria Una fu distrutta dagli antichi alleati ostrogoti che avevano imparato come difendersi dalle cariche della Cavalleria Una. Si erano dotati di larghi scudi e attesero ben protetti le frecce degli uni, salvo poi contrattaccare e eh, sterminarli letteralmente. Dopo questa sconfitta epocale il grande regno di Attila si frammentò e lentamente le tribù degli uni ripresero la strada dell'Asia centrale e delle grandi pianure a nord del Mar Caspio. In questo modo terminò la storia del regno di Attila. Non terminò comunque la vicenda degli Unni, che continuarono a prestare servizio come mercenari tra le fila dell'esercito dell'impero romano d'Oriente ancora per molti anni. La vicenda storica e umana di Attila, il re degli Unni, Termina nel marzo dell'anno 453 d.C. Non termina la sua esistenza fantastica. Sono molteplici le saghe dei popoli nordici e le fiabe e i racconti di ogni parte d'Europa, che hanno il re degli Unni come protagonista quasi sempre negativo. In epoca moderna, Attila popola della sua presenza innumerevoli film, telefilm, racconti, romanzi, fumetti tutto ciò che serve a illustrare un possibile eroe negativo a cui però va portato un grande rispetto per la sua abilità indiscussa di guerriero. Come Gengis Khan e come Tamerlano, che sono i conquistatori che più gli somigliano, Attila dovette confrontarsi con un grande impero. Gengis Khan con i cinesi, Tamerlano con i turchi e Attila con il grande eh, impero romano. In ogni caso, le gesta di Attila non sono terminate anche se ormai sono gesta legate alla fantasia e ai tanti eh, strumenti mediatici che continuano a perpetuarne un ricordo che non svanirà di certo molto facilmente. Abbiamo assistito al verificarsi di un incredibile imprevisto storico. L'imprevisto è dato dalla presenza sulla scena del continente europeo di un conquistatore determinato, barbarico e intelligente. Questo conquistatore è Attila. Che desidera estendere l'impero degli Unni dalle montagne degli Urali fino all'Oceano Atlantico. Attila farà in modo di apportare al traballante impero romano di Occidente quello che sarà probabilmente il colpo di grazia. Anche un generale intelligente ed astuto come Ezio, sarà costretto a consumare le ultime energie politiche, economiche e militari dell'impero per contrastare e allontanare il pericolo degli uomini. La venduta di Attila probabilmente accorcerà la vita dell'impero romano d'Occidente di qualche decennio. Rimane comunque la presenza di questo personaggio e del suo desiderio quasi onirico di potere e di conquista territoriale. Possiamo dire che anche se Attila non è riuscito a cogliere e a costruire il proprio sogno, a formare questo impero multietnico gigantesco dagli Urali all'Atlantico ci sia andato comunque molto molto vicino